Katarina. Ha, ha, ha. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Katarina. Nino Pannella, pizzaiolo per vocazione, vincitore al premio Expo di Las Vegas, con la sua arte stasera nell'inaugurare una nuova pizzeria ad Acerra, sostiene il progetto Veritas. Sì, il progetto Veritas lo sosteniamo perché è una cosa davvero molto importante e penso che noi giovani dobbiamo partire, dobbiamo incominciare a far capire queste cose. Tu intendi dare una mano al tuo territorio di Acerra con una pizza che di Acerra c'ha quasi tutto? Sì, mi sono sentito in dovere di contribuire a questa iniziativa. Ci sono dei prodotti sul territorio che sono di primissima scelta, quindi abbiamo preso queste materie prime come il fagiolo dente di morto, che è un prodotto slow food, e abbiamo creato questa pizza con i prodotti della Terra del Fuoco per far capire che ci sono... facciamo l'utile e dilettevole, diciamo. Com'è nata in te l'idea di mettere al servizio della solidarietà la tua arte? Perché io sono nato qui, diciamo che dobbiamo difendere il nostro territorio e se non lo facciamo noi, dobbiamo incominciare noi a difendere il nostro territorio, a far capire che c'è anche del buono qui in Campania. Nino Pannella, dicevamo, quindi al servizio del progetto Veritas, ma con quale meccanismo hai pensato di aiutare questa bella iniziativa? Allora, abbiamo creato questa pizza e questa pizza costa 10 euro e 4 euro andranno a questa iniziativa per appoggiarli a fare queste analisi a chi è meno fortunato di noi, diciamo. Unitamente a questa tua bella novità per quanto riguarda il progetto Veritas, tu inauguri nel contempo una pizzeria qui sul territorio di Acerra. Cosa ti aspetti? Mi aspetto che venga parecchia gente ad aiutare insieme a me, soprattutto i miei coetanei, ad aiutare questa iniziativa, perché ci tengo davvero tanto. E il tuo messaggio per i tuoi coetanei di Acerra quale può essere? Che dobbiamo essere tutti uniti e spero che io ho fatto, diciamo, il primo passo per far capire a tutti che devono tutti insieme possiamo aiutare più velocemente il nostro territorio a crescere e a far capire che c'è di buono, c'è davvero di buono e ci possiamo aiutare l'uno con l'altro. Con noi Enzo Tosti, portavoce della rete Cittadinanza e Comunità. Sì, è nato questo progetto, il progetto Veritas, un progetto dal basso, proprio organizzato, strutturato da un comitato scientifico che fa parte della rete di Cittadinanza e Comunità, di questa rete associativa che comprende circa 27 associazioni tra la provincia di Napoli Nord e il Basso Casertano, quindi parliamo in piena Terra dei Fuochi. Noi siamo quelli là della protesta, siamo quelli là del 16 novembre del 2013, però siamo anche oggi è cresciuta tanto sta storia, siamo anche quelli là della proposta, cioè oggi noi, ecco, vogliamo in qualche maniera essere anche protagonisti attivi, cioè sul nostro territorio, non solo denunciare ma dire che le cose si possono anche fare e noi dimostriamo dal basso che in qualche maniera si possono fare anche con un pochissimo dispendio di energie e di risorse. Questo è un pochino il segnale che noi vogliamo in effetti dare a chi in qualche modo ci governa e far sì che effettivamente si mettono in campo delle azioni serie e concrete per questa terra. Come si pone la rete a proposito dell'iniziativa di questo giovane pizzaiolo Nino Pannella?
Ma diciamo, noi ovviamente, insomma, lo annunciavo prima, il progetto Veritas è un progetto dove in qualche maniera noi dovremmo pagare, insomma, le analisi, ecco, come alle persone che si sottoporranno a questi test specifici che non sono contemplati, diciamo, cioè non possono essere fatte nelle strutture sanitarie, quindi non possono essere fatte gratuitamente, e quindi dovremmo in qualche maniera pagare noi le analisi a queste persone che si sottoporranno a questi test. Il pizzaiolo qui ha dato ovviamente disponibilità che su una pizza specifica che lui ha fatto qui, è nata nella sua pizzeria per dare un segnale a questa terra anche di rilancio, no? E quindi al territorio acerrano, che una parte del ricavato di questa pizza va al progetto, quindi è un'iniziativa lodevole. Noi ovviamente lo ringraziamo, perché noi crediamo che sia sicuramente un aspetto positivo, perché diciamo, non parliamo di marketing perché è un poco brutto, c'è in qualche maniera il pizzaiolo legato a questa terra, vuole dare un segnale forte, cioè, quindi voglio dire, tutto sommato, ecco, la partecipazione e il protagonismo anche alle piccole imprese che vogliono, ecco, contribuire dal basso a dare dei segnali positivi. Noi un acerrano doc come il giornalista enogastronomico Tommaso Esposito. Tommaso, qui ad Acerra la pizza diventa sinonimo di solidarietà. Diventa sinonimo di solidarietà anche in un campo molto interessante, che è quello della salute e della sana alimentazione, perché è stata scelta una pizza che ha delle caratteristiche particolari. Vengono utilizzate degli elementi, quali sono le proteine vegetali, quelle del fagiolo, che è un fagiolo particolare, il cannellino, dente di morto di Acerra, Presidio, Slow Food, e viene utilizzato il broccolo rapa. Messi insieme fanno un ciampotto che praticamente recupera la tradizione acerrana del mangiare riposato, del mangiare lento, del mangiare quando il cibo prende più sapore e viene messo sulla pizza. Questo perché naturalmente garantisce anche una sana alimentazione, proteine vegetali, verdure che fanno bene alla salute, quindi grande capacità di rinnovarsi anche nel fisico e anche nello spirito, perché poi la pizza è buona. Da un giovane pizzaiolo come Nino Pannella, quindi una speranza per un futuro più roseo. Sicuramente, se questo è il simbolo della solidarietà, fare solidarietà mangiando bene e nutrendosi meglio, credo che sia una scommessa che tutti vogliamo vincere. Nino Pannella, ed eccola questa ciambotta acerrana sinonimo di solidarietà, ce la vuoi illustrare? Sì, questo, a parte l'impasto, diciamo, i prodotti del nostro territorio sono le cime di rape che vengono coltivate qui nei nostri territori. Poi ci sono i fagiolini dente di morto di Acerra, che sono un prodotto slow food, la mozzarella di bufala dell'agro mondragonese. È tutto insieme condito con olio bio e con basilico fresco, diciamo, all'uscita. Diciamo che posso dire che è un incredibile sapore, ci riporta indietro di 40-50 anni, diciamo. Grazie all'estro e alla fantasia del maestro pasticcere Mario Di Costanzo, che è nata la Cassata Nera. Certo,
Buongiorno a tutti. La nostra cassata nera oggi l'abbiamo in, come evento, quindi la facciamo per la prima volta assaggiare ai clienti, sperando di avere un buon riscontro. Quindi la nostra cassata nasce per cercare di innovare e assolutamente non cambiare la tradizione, perché la tradizione resta tale e quindi la dobbiamo lasciare così com'è. Ma noi cerchiamo di prendere spunto dalla tradizione per offrire ai nostri clienti un prodotto più innovativo, quindi più contemporaneo, cercando di sfruttare le tendenze del momento, quindi del momento storico e sociale, e cercare di addolcire i nostri clienti sempre con delle novità. Propria reinterpretazione, quindi abbiamo lasciato gli ingredienti come tale, quindi l'ingrediente principe ovviamente della cassata è la ricotta, quindi ovviamente è l'ingrediente su cui noi abbiamo puntato come esplosione di gusto all'interno del nostro dolce, però ovviamente l'abbiamo rielaborata seguendo comunque delle tecniche diverse. La prima cosa che abbiamo cercato di realizzare è quella di abbassare la percentuale zuccherina all'interno del dolce, anche perché per esperienza da tanti anni il cliente tende sempre a dire che comunque non predilige la cassata per il troppo zucchero, quindi io ho cercato di poter abbassare gli zuccheri presenti all'interno del dolce in modo tale da esaltare maggiormente la ricotta, quindi il sapore della ricotta, che è rigorosamente di pecora. Gli ingredienti quindi quali sono? Gli ingredienti sono ricotta appunto, cioccolato fondente, arancio semicandito, vaniglia e mandorle. Le mandorle, piuttosto che utilizzarle per realizzare la solita pasta di mandorle, le abbiamo realizzate per dare più masticazione al nostro dolce, quindi ci sarà un leggero strato di croccantino all'interno del dolce stesso, in modo tale da poter aiutare la masticazione. Quindi partendo dalla tradizione della cassata alla siciliana, a chi si rivolge questa cassata nera? Noi cerchiamo di abbracciare tutto il pubblico, però si rivolge a chi è amante e cultore dei dolci classici, però reinterpretati in chiave moderna, quindi anche dall'aspetto cerchiamo di colpire con l'estetica il nostro cliente come sempre. Ma parlando anche degli altri dolci in questa occasione di Mario Di Costanzo, per Natale cosa c'è di buono? Sicuramente c'è la cassata classica che va in contrapposizione con quella moderna, ma non è assolutamente una contrapposizione perché sono due dolci ben diversi, questo ci tengo a dirlo con tanto di precisione, perché la cassata è classica e quindi è una cosa, la cassata nera è solo una reinterpretazione, quindi non cerchiamo di offrire il prodotto classico rivisitato, ma un prodotto completamente diverso. Oltre a questo ovviamente ci sono i nostri panettoni, che oramai già da anni vengono apprezzati tantissimo dai nostri clienti, dei panettoni rigorosamente fatti ovviamente a lievito madre, cercando di utilizzare il meglio per quanto riguarda l'ingredientistica. In più ci sono tutti i dolci classici della tradizione, quindi le cassate, le cassatine, roccocò, mostaccioli, tutta la gamma di prodotti natalizi sono presenti all'interno del nostro negozio.
da Natale le torte di Mario Di Costanzo più richieste quali sono? Secondo me la più richiesta è sempre il Baba Misù, che comunque oramai da un anno e mezzo che abbiamo in produzione è sempre una reinterpretazione, quindi gioco sempre su questi fattori cercando di reinterpretare comunque la tradizione, e che è un connubio tra Baba e Tiramisù. Questa è sempre una delle più richieste, delle più ricercate, e fortunatamente ha sempre più riscontro nel pubblico che ci segue. Ritorniamo in conclusione alla Cassata Nera, l'invito di Mario Di Costanzo per assaggiarla qual è? L'invito, cerco di, come dico sempre, i dolci devono emozionare, e cercheremo questa volta di emozionare i nostri clienti con una nuova creazione, sperando che possa essere molto gradita da tutti. Anche il packaging si adatta al dolce contemporaneo e innovativo. Ovviamente abbiamo cercato di ripristinare i colori del dolce anche nel packaging, e abbiamo scelto di proposito di non mettere né manici né buste al nostro scatolo. Ovviamente perché? Perché la cassata deve essere un dono, e i doni tendenzialmente si portano in questo modo, senza manico né senza busta, quindi cercheremo di colpire i nostri clienti anche con questo. Inoltre, quando si apre c'è una piccola descrizione della cassata, cercando di poter rendere al meglio il concetto che possa essere apprezzato dai nostri clienti. Una giornalista del food come Marina Laimo, che ne pensi di questa cassata nera? Molto bella, elegantissima nell'aspetto, deliziosa nel sapore. Poi è stato molto bravo a calibrare bene gli zuccheri, quindi si riesce a sentire bene l'odore, il sapore dell'arancia candita, della ricotta che ha saputo selezionare. È stato molto bravo, molto molto bravo. Tanti operatori del food, una blogger popolarissima, com'è questa cassata nera? È molto buona, diciamo, ha conservato i sapori originari, quindi c'è il candito, c'è l'arancia, la ricotta, però dando una veste sicuramente molto originale, molto bella la glassa a specchio sopra. Pensiero sulla questa cassata nera? Allora, bella da vedere e buona da mangiare, pur conservando i sapori tradizionali, molto profumata, quindi davvero molto bravo il pasticcere. Complimenti a Di Costanzo. Thank you.
un personaggio molto popolare, Gennaro Masso da Pizza, però stavolta parliamo di Cassata Nera. Gennaro, qual è il tuo pensiero rispetto a questo dolce così buono, così natalizio? È un'esclusività veramente eccezionale. Io l'ho assaggiato, ho avuto il piacere di assaggiarlo, l'ho trovato gustosissimo, piacevolissimo e dolcissimo. Anche se ridimensionati i zuccheri, però è una cosa veramente squisita. Venite qui da Di Costanzo e venite a assaggiarlo. Con noi Danilo Di Costanzo, altra colonna portante di questa famosa pasticceria. Dal pasticciere Mario, tuo fratello, tante innovazioni, tante nuove bontà come questa Cassata Nera presentata oggi. Assolutamente sì, Peppe. Abbiamo voluto reinterpretare quello che è un classico del Natale, la cassata. Abbiamo rimescolato quelli che sono gli ingredienti classici in chiave moderna, che è quello che è il nostro pensiero, di portare avanti una pasticceria classica in chiave moderna. Quindi tanta innovazione per il gusto dei giorni d'oggi. Assolutamente sì, noi sappiamo che oggi è fondamentale comunque seguire il mercato, di conseguenza andare buttare un occhio anche a quelli che sono gli interessi dei giovani, ovvero l'innovazione anche nell'estetica e non solo nel gusto. Ma secondo te perché i dolci di Mario Di Costanzo, tuo fratello, piacciono tanto? Perché sono buoni innanzitutto e anche perché comunque rispecchiano quello che è il nostro pensiero, l'innovazione a 360 gradi, nel gusto, nell'estetica e nel packaging. Mario, un successo generale questa prima uscita ufficiale della Cassata Nera. Ci fa molto piacere, siamo veramente felici che amici e clienti abbiano potuto apprezzare il nostro dolce e questo è quello che ci rende sempre più contenti e felici, il fatto di far felici gli altri, perché come diceva un mio vecchio maestro quando ero molto giovane, mi diceva che il nostro obiettivo è quello di rendere felici le persone facendo dei dolci, renderli felici ed emozionarli, e credo che questo sia stato un riscontro chiaramente evidente del fatto che comunque oggi abbiamo centrato l'obiettivo, quindi rendere felici le persone ed emozionarle tramite il gusto e tramite la nostra creazione. Just how long is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Catarina.